Movimento missionario cenacolisti in Torre Maggiore Foggia, qui nella loro cappella, con alle mie spalle l'icona della Pentecoste, che direi è l'icona più bella per poter simboleggiare la felicità, perché la felicità è lo spirito che ci viene donato, è uno dei doni dello spirito che ci viene donato, ed è la felicità anche il frutto di un saper stare insieme, di un saper vivere insieme, di un saper fare comunione insieme laddove Dio ci ha seminato. Ma torniamo a Papa Francesco, che ci sta aiutando a riflettere su come la speranza ci educa alla felicità e su come dobbiamo educarci alla speranza e su cosa meglio, chi è la speranza. Abbiamo visto che lottare contro ciò che ci impedisce di essere uomini felici e uomini e donne di speranza è importante, ma lottare non fuori di noi, ma dentro noi stessi. Molte volte, se non quasi sempre, la speranza non emerge da noi, o fa fatica ad emergere e ad essere riscoperta, o fa fatica a sanare le nostre ferite, perché noi diamo preminenza ai pensieri amari, ai pensieri oscuri. Leggevo tempo fa in un libro di psicologia, io non è che con la psicologia vado molto d'accordo, con gli psicologi è un altro fatto, perché ho tanti amici psicologi, ma leggevo che il dolore di per sé non esiste. Ma perché non esiste? Perché esiste nella misura in cui noi reagiamo al dolore. Credo che questo sia in parte vero, dico in parte vero. Ma il dolore, anche quando una persona lo affronta, quando lo accoglie, perché molte volte non si può capire, molte volte noi vogliamo capire anche il dolore, ma il dolore non si può capire. Bene, quando accolgo il dolore, quando so reagire al dolore, quando so, tra virgolette, uccidere i pensieri amari e oscuri che ho dentro, faccio l'esempio del dolore perché è una realtà tipica in cui veramente le persone, se non sono unite in Cristo e allenate, fanno fatica a far emergere la speranza. Bene, dicevo, anche se tu reagisci, ma reagisci perché il dolore lo senti, ma reagisci con speranza, reagisci con ottimismo, reagisci con forza, reagisci con coraggio. Allora non è che la speranza, la forza, il coraggio eliminano il dolore, anzi, più c'ho speranza, più c'ho forza, più ho coraggio, più c'è dolore, più c'è desolazione, ma questa lotta è vinta appunto dal mio modo di sapermi porre e di saper reagire. Forza, coraggio, che affrontano insieme il dolore e la disperazione. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!